poi c'è un'altra importante, particolarmente importante puntata di queste trasmissioni per la SIE, Società Italiana di Economia, o meglio per la Commissione Divulgazione Scientifica e Comunicazione della SIE, che è diretta dal professor Marcello Signorelli. Sono molto contento, davvero molto contento di avere con noi il professor Francesco Forte, che tutti conoscono, è un accademico italiano, economista, politico, è stato ministro delle finanze, ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sottosegretario per gli affari esteri per la fame nel mondo, 2 volte. Quindi, insomma, abbiamo un personaggio di assoluta eccellenza. Il professor Forte, nelle cose che ci siamo scambiati, perché l'argomento ovviamente lo sceglie l'economista, il professore che parla, abbiamo ma segnalato questo della sopravvivenza del pianeta, quali misure adottare. Io non vi voglio anticipare niente perché le suggestioni, le idee del professor Forte mi sembra che io non le ho lette da nessuna parte e che però mi sembrano molto interessanti. Da dove vogliamo iniziare, professore? Dobbiamo iniziare dal paradosso, che adesso si dice che noi dobbiamo appunto ridurre il consumo di energia elettrica, però, e del gas, che poi si produce con gli idrocarburi, e però c'è una sovvenzione ai non abbienti e ai medio abbienti affinché possano pagarsi queste bollette. E allora com'è che sarebbe logico dire, visto che c'è, diciamo, il caro bollette, il consumo si riduce e quindi si salvaguarda il pianeta. Ma allora qual è la risposta? La mia risposta è che è assurdo e non necessario, è sbagliato da un punto di vista umano e sociale stabilire che per difendere il pianeta senza abitanti, noi costringiamo gli abitanti poveri a, diciamo così, sopravvivere male e forse a morire in anticipo perché non possono più consumare gli idrocarburi e non si possono permettere, non avendo mezzi economici, di provvedere diversamente. Questo è il caso tipico dell'India, la quale dice: beh, io ho queste risorse con questo campo e se voi me li togliete noi moriamo di fame. E allora il pianeta con le persone che muoiono di fame è un dramma. La stessa cosa può valere in Africa, in Sud America e in molte zone anche della Siberia, dell'area tra la Cina e la Russia, dove c'è la deforestazione, e questi dicono: ma noi abbiamo deforestato per poter coltivare alla meglio i nostri e sopravvivere, non abbiamo i mezzi per riforestare, e quindi cosa pretendete da noi? E la risposta è che è effettivamente assurdo immaginare che gli esseri umani non possono emettere anidride carbonica. Questa è una cosa insensata, grottesca. No, noi dobbiamo sterilizzare queste emissioni mediante una strategia di distruzione dell'anidride carbonica che, diciamo, si basi innanzitutto sui due fattori umani fondamentali che già i filosofi greci antichi avevano considerato parte dell'essere vivente, e cioè il verde, le foreste e anche naturalmente i giardini, e solo il verde e l'acqua. Allora già queste parole, verde e acqua, l'origine dell'uomo, secondo alcuni filosofi, è l'acqua. Il verde è il colore che noi consideriamo positivo,
che è quello della vita, no? Certo. Allora, prima di tutto, siccome noi siamo ricchi abbastanza per poter sovvenzionare i paesi che non hanno i mezzi per riforestare, noi possiamo farlo. Tra l'altro questo io l'ho scritto in un mio libro dell'epoca della crisi petrolifera, intitolato I diritti della natura, in cui sostenevo appunto che se noi avessimo dato ai paesi non abbienti mezzi per riforestare, avevo tra l'altro le mie esperienze dell'Africa, avremmo potuto riforestare i deserti dell'Africa, riforestare l'America Latina e riforestare anche l'Asia e la stessa parte della Cina, che costringendola la Cina ai mezzi per farlo a riforestare, e costringere anche la Russia a riforestare. Allora, questa è la prima strategia. Un po', mi scusi, ma... professore, dicevo, su questo punto, quindi va nella giusta direzione, volevo sentire un suo parere su questo. Ho visto che il G20, anche poi la COP26 a Glasgow, hanno puntato su questa ripiantumazione di 10.000 miliardi di alberi, perché loro dicono... c'erano 6.000 miliardi di alberi, se ne sono ridotti a 3.000 miliardi, riaumentare 1.000 miliardi di alberi significherebbe ridurre la CO2 di ben il 25%, va in quella direzione che dice lei, mi sembra questo. Esatto, l'altra direzione è questa, quella di recuperare l'acqua che adesso si disperde. Perché si disperde? L'acqua si è sempre dispersa, ma adesso molto più di prima, per due ragioni. La prima è che c'è una varianza enorme nel clima e quindi ci sono periodi di siccità e periodi di enormi piogge. È chiaro che il periodo di enormi piogge, se non abbiamo dei bacini per raccogliere queste piogge, si disperdono, vanno nel mare, vanno a finire nelle buche, e quindi dobbiamo provvedere in questo senso. L'altro aspetto è che indubbiamente il calore ha fatto ridurre la quantità di neve e di ghiacci, e quindi noi abbiamo bisogno di recuperare l'acqua che serviva per produrre energia elettrica con dei mezzi artificiali. Allora, recuperare l'acqua non è molto difficile per produrre elettricità, in quanto l'elettricità non ha bisogno di un enorme livello di caduta, perché il modo di produrla è moltiplicare la larghezza per la lunghezza del bacino. E quindi se il bacino è molto largo, questo è, come dire, un modo per rimediare al fatto che non è molto alto. E quindi già dall'epoca di Leonardo ci sono i canali navigabili a gradini, e comunque si fanno i grandi bacini e si recupera l'acqua, che tra l'altro in Sicilia, ad esempio, naturalmente noi siamo una piccola cosa rispetto a questo, è sprecata, ma chissà quanta acqua finisce nel mare dappertutto. Queste sono le due strategie fondamentali che fanno parte della vita dell'uomo sin dall'epoca primitiva. Ma il discorso non è finito qui, perché noi abbiamo una strategia fondamentale che è l'energia solare, la quale mediante le nanotecnologie può fare in modo che il nostro ministro della transizione ecologica, un fisico molto importante, esperto di nanotecnologie, le nanotecnologie possono raddoppiare e ancora di più accrescere la produttività dei pannelli solari, i quali adesso rendono il 20-25%, ma possono rendere
già adesso se si applicano le nanotecnologie il 50 e entro poco tempo il 60%, e diventano quindi non bisognosi di sovvenzioni, ma più redditizi dal punto di vista produttivo dell'energia degli idrocarburi. Quindi noi abbiamo questa terza fondamentale, e la quarta qual è? Che già adesso c'è, è quella delle pale del vento. Alle pale del vento si fanno delle obiezioni che sono di carattere estetico, e queste obiezioni nascono ancora una volta dalla incapacità degli esseri umani che si occupano di queste tematiche di capire che ciò che noi dobbiamo tutelare è la natura umana, la natura cambiata dall'uomo, il paesaggio. Allora ci sono due modi per farlo. Il primo è il disegno architettonico dei giardini di pale del vento, e si possono avere architetti che creano la forma di questi giardini. La seconda è quello che sulle pale del vento si possono fare dei dipinti, dipinti sia di pittori ordinari, più futuristi, sia anche di pittori di strada, e fare dei concorsi e illuminare anche di notte le pale del vento allo scopo di trasformare questo che sembra solo un produttore di energia in un produttore di bellezza. Quindi è la stessa cosa, io sostengo, per il ponte sullo stretto di Messina, che in qualche modo risolve problemi ecologici non indifferenti, quelli dell'inquinamento con quei battelli, e io dico: da una parte ci mettiamo la riproduzione dei bronzi di Riace, dall'altro dei due corridori di Messina che vinsero le Olimpiadi. E quindi noi abbiamo un ponte decorato e un ponte su cui si possono fare dipinti, eccetera. Un po', professore, come avviene a Vienna, che nel termovalorizzatore è tutto dipinto dai pittori, è una cosa molto, molto bella anche da vedere. Io, mio figlio, che vive a Vienna. Appunto, esatto. E non a caso la von der Leyen appartiene a questa cultura estetica, perché bisogna tenere presente che là nel sud, dove c'è la fabbrica enorme di automobili, loro faranno una, stanno facendo, c'è già ferrovia, diciamo il metro di superficie, che si ferma ai luoghi degli antichi castelli e anche addirittura di reperti archeologici, perché questo per loro, Stuttgart, nella filosofia ambientalista di Stuttgart, fa parte del verde. E questo è un altro concetto che noi dobbiamo recuperare. La quinta fondamentale tecnologia è quella del nucleare sicuro, a sicurezza intrinseca, con piccoli reattori, i quali risolvono due problemi che il grande nucleare non risolve. Oggi anche sul Corriere della Sera c'è un articolo a questo riguardo. Io, nelle mie teorie verdi, ero contro il nucleare all'epoca, ho gestito un referendum contro, perché dicevo, primo, le scorie radioattive non sappiamo come metterle. In secondo luogo, per quanto sia sicuro, abbiamo avuto il disastro di Chernobyl, perché il metodo di surriscaldamento non si riesce necessariamente a spegnerlo. Scusi, prego, prego. Ecco, allora succede che invece il nucleare a sicurezza intrinseca
ha un sistema per cui quando si surriscalda automaticamente si spegne. Già ai miei tempi esistevano, diciamo, i modelli di questi piccoli reattori che hanno anche il vantaggio di essere messi in luoghi distanti da quelli abitati, rimaneva però comunque il problema delle scorie radioattive. Adesso hanno trovato dei sistemi, parla sempre il professore che dirige il Ministero della Transizione Ecologica, per cui le scorie radioattive vengono reinserite in questi reattori, per cui vengono completamente utilizzate. E il vantaggio dei piccoli reattori è che se c'è bisogno di una parte di loro si accende e l'altra si spegne. È il metodo di sicurezza fondamentale, per cui quando c'è un guasto lo si distribuisce su tutta la rete anziché farla saltare nel totale. Abbiamo poi ancora due cose che sono molto importanti. La prima è che noi produciamo, come si diceva, molte scorie, però noi possiamo avere i termovalorizzatori per eliminare e riciclare le scorie. E l'altra cosa è che noi possiamo, diciamo, risolvere il problema delle anche produrre dal gas le, diciamo, già immediatamente delle macchine per evitare che questi gas, per esempio, prodotti dalle stalle inquinino. E quindi noi abbiamo quello che si chiama il riciclaggio, in sostanza, che certo, è noto come una delle tecnologie in un certo senso più antiche ma intelligenti, perché risolve anche il problema della pulizia. E io dico, ma scusate, perché il reddito di cittadinanza deve essere pagato gratis? È obbligate le persone che lo ricevono, in attesa di trovare un posto di lavoro, a fare dei lavori per tirar su questi rifiuti che vengono portati ai termovalorizzatori, i quali fanno uscire solo acqua calda, perché il ciclo di, come dire, rigiro del fumo che contiene anidride carbonica, mano a mano si raffredda e fa cadere cenere al suo interno. La stessa cosa, tra l'altro, si può fare con gli impianti idroelettrici, e quindi noi abbiamo anche quest'altro sistema. Quindi ecco le strategie complessive, per cui noi come esseri umani viventi facciamo parte della strategia di fare vivere il pianeta utilizzando i metodi naturali della natura, la quale ha sempre provveduto a trovare le soluzioni per se stessa. E lo sviluppo capitalistico ha alterato il clima, ma ci ha anche insegnato i modi per, come dire, restituire mediante lo sviluppo la logica della natura. Cioè facciamo, rispetto alle tre strategie, secondo natura, contra natura, sine natura, non la teoria di quella signora Greta che è senza natura e quindi, diciamo, non è contra natura ma è senza natura, e invece facciamo secondo natura. Professore, è stato veramente illuminante. Lei pensa che ci si indirizzerà in questa direzione concretamente, cioè nascerà una presa di coscienza? Diciamo che la riforestazione è la cosa più semplice.
utile e richiesta già di per sé, perché serve per vivere meglio. Quindi, se vediamo che ci sono dei ricchi che pagano per andare sulla Luna e che hanno dei mezzi immensi, ma si stabilisce che uno dei meriti delle case di moda, dei grandi produttori capitalistici, è quella di diventare difensori dell'ambiente, è ovvio che il ruolo che io ho scritto in un saggio che dibattemmo in Germania molti anni fa, di tutore della natura, tutor of nature. Allora questo tutore della natura sarà un ricco miliardario o una grande impresa che diventa meritoria, anche una grande banca. E naturalmente se la cultura ecologica si sviluppa, noi oltre che raccogliere per terra i rifiuti e evitare di buttarli, soprattutto andiamo a comprare i prodotti di coloro che fanno il tutor of nature. E quindi diciamo che questa mi sembra una strategia che è conforme alla logica dello sviluppo capitalistico. Professore, io la ringrazio davvero tanto, è stato davvero interessante l'intervista che insomma apre un sacco di scenari e dà un sacco di risposte soprattutto. Insomma. Va bene. Bene, allora. Grazie, allora ringrazio molto il professor Francesco Forte per questo contributo davvero importante su vari fronti, ma ci dà veramente un'ottica nuova in qualche maniera, e perché anche nuova, anche perché è integrata tra vari interventi. Il professore ne ha citati 5 o 6, ma sono tutti l'uno e l'altro su un problema cruciale come quello della sostenibilità, e mi sembra che le sue osservazioni insomma siano estremamente pertinenti ed estremamente incoraggianti, anche perché sono tutte cose alla nostra portata, ecco, voglio dire, sono cose che già ci sono in qualche maniera, si tratta di metterle a sistema. Grazie mille, professore.